più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che devo. Di critica, parlo una domanda un po' più critica, una difficile, diciamo, perché lui da noi Genesi è molto amato, molto famoso, e quindi ho uno sconto, sì. No, vorrei fare semplicemente una domanda difficile, un po' più critica nei confronti dei comuni come Palermo, per esempio. Appunto, non tutto forse è colpa dell'ero, ma anche della cattiva amministrazione italiana. Quando sei tornato a fare il sindaco di Palermo, hai trovato un comune che era mal amministrato. Questo chiaramente non è colpa né del pareggio di bilancio, né dell'ero, né di tutto il resto della politica finanziaria. Questo è colpa puramente degli italiani, e questo è quello che magari noi dall'esterno critichiamo. Non tutto può essere rivolto all'ero, non è tutto a colpa dell'ero. Cosa deve migliorare subito nei comuni italiani per migliorare la situazione economica? Ma grazie, ovviamente parlerò dei comuni. Intanto Costanza Rocha mi ha presentato come persona di esperienza per i molti anni, io sostengo di essere di esperienza per i molti errori. Il saggio diceva che l'esperienza è il nome che dà ai nostri errori, io ho una grandissima esperienza. Fatta questa premessa, chiedo scusa per il ritardo, ma sono rimasto bloccato nel traffico di Roma e ho vissuto un godimento straordinario, imprecando contro il mio amico sindaco di Roma. Perché i sindaci diventano... Perché a Palermo è meglio il traffico. No, perché i sindaci diventano felici quando sono fuori dalla città. Allora, siccome sono fuori da Palermo, io voglio mandare un inno come bello Palermo. È una cosa bellissima, non me lo chiedete quando sono a Palermo perché farei difficoltà a rispondere. Ed è una follia certamente per il sindaco oggi, però fatemelo dire, in un paese in declino come l'Italia, le amministrazioni comunali sono un elemento di rabbia e di speranza. Sono un elemento di rabbia e di speranza perché devono confrontarsi col vissuto di ogni giorno. Perché l'Italia dov'è? Per un sindaco è la faccia di una persona che incontra la strada. Ed è così, qualunque sia la dimensione della città. Io non dimenticherò mai la mia esperienza con il mio amico López Obrador, sindaco di una piccola città del Messico, di 24 milioni di abitanti, del distretto federale del Messico, che ha interrotto una riunione per la quale stavamo discutendo del piano urbano di Città del Messico e di come coniugare il piano urbano con cultura della legalità e dei diritti, seguendo l'esperienza fatta di errori di Palermo, quando a un certo momento dalla piazza dello Zoccolo, dove ha sede il Palazzo Municipale, la grande piazza di Città del Messico, si sente un rumore di chitarra. L'addetto al cerimoniale si affretta a chiudere la finestra perché disturbava la seria riunione in corso, lui lo sposta, si alza e dice: Luca, vieni qua, guarda che bello. Ho dato il permesso ai ragazzi di suonare nella piazza lo Zoccolo. È la vita di Stefano che fa il ministro da sempre, provare queste emozioni. Questo è il tema della ricchezza, dell'esperienza dei sindaci. Da questo punto di vista noi siamo chiamati a rispondere, soprattutto nelle grandi città, il problema riguarda tutti, ma nelle grandi città. Ma ci rendiamo conto che 900 milioni di esseri umani nel mondo vivono nelle favelas, alle periferie delle grandi città, 900 milioni. Che significa che tra vivere disperati in campagna e vivere due volte disperato in una grande città, preferisci vivere due volte disperato in una grande città. Perché di questo? Perché c'è uno scarto tra il ruolo che hanno i comuni, il ruolo di rapporto, di tenuta democratica, di coesione sociale, ma anche di risposta alla crisi complessiva, e il trattamento dei comuni nel nostro ordinamento. Vengono considerati, da quando il denaro è diventato in Italia il Dio maggiore, vengono considerati centri di spesa, non erogatori di servizi essenziali, previsti peraltro dalla Costituzione, penso alla scuola, penso alla sanità, penso al trasporto pubblico, penso al dramma della scuola dell'infanzia. Noi chiudiamo sezioni di scuola dell'infanzia perché non possiamo rimpiazzare l'insegnante che fa in lezione, pur avendo le graduatorie e i vincitori delle graduatorie. Penso
alle aziende partecipate, quelle aziende partecipate che hanno prodotto e producono spesso quasi terribili, dove però ci metti dei presidenti, quelli che ho nominato io. Sapete quanto prende il presidente un'azienda partecipata al 100% al Comune di Palermo, che ha 2.400 dipendenti e 120 milioni l'anno di bilancio? 1.400 euro al mese. Io ho scelto come presidente delle aziende, non ho un'alternativa. O quelli che erano ricchi di famiglia, o i ladri, ho scelto i primi, poi ho sbagliato. Perché chi è che va a fare il presidente di un'azienda partecipata a 1.400-1.500 euro al mese, dovendosi pagare l'avvocato, l'inchiesta, la Corte dei Conti, le responsabilità? Nel Comune di Palermo c'è un ufficio stampa che è composto da due di giurbari a part-time. Perché non ce ne sono. Ho fatto un avviso per i dipendenti comunali, ho chiesto se c'è qualche pubblicista. Ho preso due di giurbari a part-time come pubblicisti. Non c'è un consulente al Comune di Palermo, uno, o meglio, ne ho 380 consulenti miei personali, perché ho fatto un bando e ho chiesto chi volesse fare il consulente gratuito del Comune di Palermo. Ne ho 380. Arriva il lituano, cioè il consulente per rapporti con la Lituania. Arriva l'arabo, il consulente per rapporti con l'arabo, arriva uno che vuole parlare di biciclette, ne prova meno 5, consulente te lo va tutto di biciclette, perché è il segno che sta cambiando la città in senso positivo. Sapete quanti dirigenti tecnici ci sono al Comune di Palermo? Un'azienda con 1.400 milioni di euro di bilancio l'anno? Un dirigente tecnico, uno, 84, uno. E non possiamo fare nulla per selezionare degli altri, non possiamo fare nulla per sostituirli, non possiamo fare nulla per affrontare questi problemi. Certo, in compenso però siamo contenti perché abbiamo realizzato con l'arte di arrangiarci, che voi sapete ha un'origine nobile l'arte di arrangiarsi, L'arte di arrangiarsi è figlia della miseria e dell'amore. Quando ami non hai, ti arrangi, poi è diventata scippo, rapina, ma questa è un'altra cosa, diciamo, è una deformazione. Quindi, risultato, sono persone che ogni giorno praticano l'arte di arrangiarsi, perché amano e non hanno. E siamo costretti a trovare, qui a questo tavolo ci sono persone che ogni giorno, 4-5 volte al giorno, si devono chiedere se devono commettere, quale reato commettere. Se commettere l'abuso in atti d'ufficio, ovvero l'omissione di altri uffici. Chiamano il proprio legale, penalista, e dico, senti, la pena edittale, qual è la pena edittale più bassa? È l'omissione. Eh sì, ma se faccio l'omissione non risolvo il problema. Non sto parlando di concussione e corruzione. È segno che c'è un impianto normativo che ti costringe ad arrangiarti e ti costringe, se sei un buon sindaco, a commettere abusi in atti d'ufficio. Ma che razza di paese è un paese che tiene in queste condizioni la parte più viva, più vitale, più democratica detenuta del sistema? Ecco, il problema è l'Italia. Chi mi conosce lo sa che lo ripeto da tempo, l'Italia è un paese in declino, non da 20 anni, sarei portato a dire dall'Italia, da 500 anni, da qua, dal 1492, e adesso farò contenta Costanza Coscia. Dal 1492 l'Italia aveva un italiano che scopriva l'America, aveva la morte di Lorenzo il Magnifico, la fine del Rinascimento, qualcuno stupidamente dice è un po' di crisi anche allora, arrivateci la crisi del Rinascimento, e i reali di Spagna cacciavano ebrei e musulmani, lo stesso anno 1492. Bene, questa era l'Italia per il momento. 1518, Carlo V, Carlo I degli spagnoli, diceva che sul suo regno non tramontava mai il sole e parlava quattro lingue. Parlava il francese, parlava l'italiano, parlava il tedesco e parlava lo spagnolo. E diceva, quando hablo con mi mujer, hablo francese. Quando hablo con un hombre, hablo italiano. Quando hablo con Dios, hablo castigliano. Quando hablo con mi cavallo, hablo alemano. Il tedesco era la lingua con la quale si parlava ai cavalli, chiaro? Vogliamo fare il paragone oggi fra l'Italia e la Germania dopo 500 anni? Vogliamo paragonare i nostri grandi Giovanni Gentile e Berto Croce con questi modesti filosofi tedeschi?
Vogliamo paragonare il nostro grande Alessandro Manzoni con questi modesti scrittori tedeschi? Vogliamo paragonare il nostro Enrico Fermi con i modesti scienziati tedeschi? Siamo un paese indefinito. Chi non si dice che non abbiamo il diritto di essere felici? E ti va Dio, certo. Se io ho la polmonite ho il diritto di essere felice, ma devo essere consapevole che avendo la polmonite non posso farmi il bagno dell'acqua fredda. L'Italia con l'euro si sta facendo il bagno dell'acqua ghiacciata. Io non sono per l'Europa di più. Sono abituato ad esagerare. Io per l'Europa mi farei ammazzare. Chiaro? Ma mi rifiuto di pensare che l'Europa coincide con l'euro. Bravo. Io inizio a pensare che l'Europa sia l'euro. L'Europa, l'Europa è la più grande rivoluzione del mondo, un'unione di minoranze, la fine della guerra, i rapporti tra gli stati, l'applicazione concreta dell'articolo 11 della nostra Costituzione. È il massimo possibile. Ma non può l'Europa diventare, come è diventata attraverso l'euro, la cattedrale del Dio denaro. Perché quando il denaro diventa il Dio maggiore, quando il denaro diventa il Dio maggiore, la cosa vuoi che conta un imprenditore che produce beni e servizi? Figuratevi un professore di scuola. Figuratevi cosa conta un operaio in una catena di montaggio. Quando il denaro diventa il Dio maggiore, è evidente che non c'è più nessuna differenza tra una stalla mafiosa di Corleone e un salotto finanziario di Hamburgo o di Milano. Bravo. Allora, il tema di fondo qual è? Vogliamo fermarci un momento a riflettere e chiedere se stiamo provocando un sistema che riguarda i comuni, rispondo a Costanza Roscher, perché riguarda i comuni, nel senso che noi siamo un comune diventato virtuoso, abbiamo evitato il fallimento, non abbiamo un euro dell'anticipazione di cassa, abbiamo sostanzialmente ridotto il costo del personale che ho trovato al 63%, l'abbiamo ridotto al 52%, non abbiamo ucciso i dipendenti, non abbiamo incentivato evidentemente l'esodo, abbiamo aumentato la spesa corrente, la spesa sociale. Ma il tema di fondo è esattamente l'Europa, che per me è un riferimento straordinario, perché l'Europa ci insegna la lingua del tempo e delle regole. Perché qual è la lingua europea? La lingua europea è il rispetto del tempo, per cui in Europa si arriva puntuali, non come da noi che arrivi o mezz'ora dopo o mezz'ora prima, che è sempre comunque una mancanza di rispetto del tempo, e rispetto delle regole. Bene, il modo di interpretare la nostra presenza in Europa, se qualcuno 6 mesi fa mi avesse parlato male dell'euro, l'avrei insultato, chiaro? L'avrei insultato. Oggi faccio fatica a insultarlo. Faccio fatica a insultarlo perché comincio a cogliere che l'interpretazione italiana, per debolezza italiana, dico a Costanza Roscher, perché io non posso rimproverare la Germania. Perché la Germania, applicando le regole europee, ha garantito 3 obiettivi. Ha garantito il rigore finanziario, la crescita economica e l'equità sociale. L'ha garantita la Germania. Il problema è, vi posso permettere di dire, è niente che l'unico modo per poter contare un po' per cominciare a dire che potremmo anche uscire dall'euro? Niente che potrebbe essere questo? Perché noi abbiamo accettato in nome di denaro 3 cose che sono inaccettabili. La previsione in Costituzione del pareggio di bilancio è un insulto. E lo mettiamo la morte della politica. Ma come fa un paese a poter avere politica se si mette dentro la camicia di forza del pareggio in bilancio? Secondo passaggio, e mi avvio alla conclusione, secondo passaggio rispetto al tempo. Secondo passaggio, bisogna ridurre il debito pubblico. Ma che significa? Bisogna ridurre gli sprechi, non il debito. Ma dove sta scritto che il debito è un male? Ma voi lo conoscete un imprenditore che non abbia debiti? Bravo. Certo, ne conosciamo tanti che sono finti imprenditori, che vivono sostanzialmente di rendita parassitaria. Terzo passaggio, la inflazione. Il blocco dell'inflazione è un'eresia, è un insulto alla politica. Ma come si riesce a poter promuovere la leva dei consumi se non giochi un poco sull'inflazione, come sempre ovviamente ci vuole, dice dalle mie parti, ci vuole un vento in chiesa, ma non a studiare i cannive, ci vuole un vento in chiesa, ma non per spegnere le candele. Allora, il tema di fondo qual è? L'inflazione è fondamentale. Adesso guardo la faccia di tutti quei cosiddetti esperti di economia e di imprenditori
che gioirono quando fu bocciata la scala mobile sui salari. Vi ricordate? Ha vinto l'impresa! Oggi si sono pentiti, eh? Perché quando tu blocchi la scala mobile dei salari, hai bloccato il meccanismo dei consumi, hai bloccato il meccanismo della funzione, hai di fatto impedito la crescita economica. Ecco la ragione per la quale io credo che occorre in qualche modo, utilizzando l'euro, mandare un messaggio, che è quello che mandava il sindaco dell'Aquila. Ma che Europa è? Un'Europa che tratta, secondo logiche da contabile, il dramma dell'Aquila e il dramma dei migranti nel Mediterraneo. Ma che Europa è? Io, come sono per l'Europa, mi indigno quando vedo che la mia Europa viene pervertita dall'euro. Io sono cattolico e mi indigno quando un papa fa le crociate. Non perché sono cattolico. E credo che un musulmano debba indignarsi quando un altro musulmano fa il terrorista islamico o un siciliano in nome della Sicilia fa il mafioso, così tutti contenti, ho fatto pure di male. Grazie. Devo menzionare che nonostante tutta questa crociata contro l'euro e la Germania, noi la prossima settimana, noi tedeschi, diamo a Leonardo Orlando il Gran Premio della Sostenibilità della Germania. Che si guadagnano normalmente grandi premi. È un premio di sostenibilità che daranno il prossimo, la prossima settimana. A me e a Gro Harlem Brundtland, la prima ministra norvegese, la mitica prima donna capo di governo che ha guidato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, credo che a me lo diano per la mia sostenibilità con me stesso. No, per la sostenibilità della politica chiaramente mi ha portato, riportato un pensiero di civiltà, cioè qui si parla meno di economia in questo caso, no? Che di civiltà a Palermo che prima del... Da Orlando era un po' si permetta di chiamarmi.